Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del quarto acquisto del Benevento, Edoardo Masciangelo. Terzino sinistro, classe 96, arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Pescara per 450.000 euro più bonus. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera da calciatore. Cresce nei settori giovanili di Roma e Fiorentina dove con la Roma vince un campionato primavera, ma non debutterà mai in prima squadra né con la Roma e né con la Fiorentina. Nel 2015 viene acquistato a costo zero dall'Arezzo, squadra di Serie C, dove in 2 stagioni colleziona 32 presenze. Nel 2017 viene acquistato dal Piacenza, sempre in Serie C, dove colleziona 34 presenze e 2 gol in 1 stagione. Nel 2018 viene acquistato dal Lugano, squadra di Serie B, Svizzera, dove colleziona 16 presenze. Nel 2019 viene mandato in prestito alla Juventus Under 23 in Serie C dove colleziona 13 presenze. A gennaio 2019 viene acquistato a titolo definitivo dal Pescara dove in 2 stagioni colleziona 52 presenze in Serie B. Come caratteristiche tecniche è un giocatore molto veloce, molto rapido, molto duttile, infatti può giocare sia come terzino sinistro, sia come esterno di centrocampo, sia a sinistra che a destra, ma può giocare anche come centrocampista centrale. Quindi un giocatore molto duttile che può fare bene al Benevento. E che dire alla fine? Buon colpo per il Benevento, ennesimo colpo di mercato del Benevento, che secondo me ne farà ancora tanti di colpi di mercato, secondo me altri 6 o 7. Si sta facendo un mercato pieno di giovani, ed è giusto che sia così, largo ai giovani. Sperando che possano fare bene con la maglia del Benevento. E che dire, ragazzi? Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!